Moltissimi mi hanno chiesto i guanti da MMA. Partiamo dal presupposto: il guanto da MMA va usato solo in combattimento. Come abbiamo già parlato con alcuni fighter professionisti di MMA, tra cui anche gente che fa l'UFC. Sparring MMA si fa come lo sparring, come attrezzature di kickboxing. Perciò sparring, guanti, bendaggi, paradenti, caschetti, giusto? Esatto. Chi fa sparring con i guantini, è matto. O si fa tecnica e drill, oppure non si fa sparring con i guantini. Ovvio. Cioè, se vi fanno fare sparring con i guantini, scrivete sulla pagina che veniamo a parlare con l'allenatore. Perché ovviamente tu col guanto c'hai la protezione giusta, c'hai il pugno chiuso, esatto. Col guantino ti s'apre la mano. Il guantino, no, a parte per male, si fa il KO, cioè, si fanno i match con i guantini. Assolutamente no. E queste sono le prime premesse che dobbiamo dire. E adesso vediamo qualche guanto da MMA, così che voi vi possiate fare un'idea delle varie scelte che abbiamo. Scuola di botte, siamo di scuola di botte. Tutti sono abituati al classico guanto da MMA con le dita che escono. Perché devono avere le dita che escono? Perché ovviamente devi prendere. La protezione è solo quella che tu c'hai qui sulle nocche. Sopra non hai nessun tipo di protezione. E voi direte, forse è troppo per l'allenamento, è troppo se faccio con mio compagno. Non a caso nascono la stessa versione con la mobilità delle dita, con degli innesti in più di protezione, che è la cosa più importante. Per esempio, questo modello qui, questo è Pitbull, adesso vi dico pure le marche così uno poi si fa un'idea. Io li prendo casualmente, non è che ho un marchio o un altro da promuovere, assolutamente ragazzi. Questo qua, dicevo, questo Pitbull qua, vi permette di infilare le dita all'interno, perciò la stessa mobilità che avete sul guanto standard, questo qua, con una copertura aggiuntiva, vedete? Dita sono qui, copertura, bombatura aggiuntiva, che è questa sopra. In più ha degli innesti in gel, come in questo caso qui, che vanno a proteggere il dorso della mano in maniera più significativa. Anche qui Adidas l'ha introdotto, ma ci sono guanti che per esempio non lo hanno. Se vi prendo per esempio questo leone qui, questo non ha l'innesto in gel come ha Adidas e in particolare come ce l'ha Pitbull su questa tipologia di protezione. Questo quanto è importante? Direi parecchio, perché effettivamente vi va a proteggere una parte che è molto delicata, perché vedete, qui voi avete una protezione sul dorso della mano, ma sul polso, sulla giuntura del polso, non avete nessun tipo di protezione. In sport dove ci sono i gomiti, dove ci sono le prese, dove ci sono tutta una serie di cose, una protezione aggiuntiva con il gel è ottimale. Questa tipologia che abbiamo visto nasce più per karate, sport comunque dove c'è del contatto, ma dove effettivamente vi serve un pochettino di copertura seria. Questo è un Adidas in questo caso, ma questo non vi vieta di utilizzarlo per esempio nell'allenamento delle arti marziali miste, delle MMA, perché ovviamente mantenete la funzionalità ma avete una vera protezione. Non dico a livello di un guanto, perché ovviamente un guanto da 10 once, da 12, da 14 è tutta un'altra cosa, le dita sono all'interno, sono protette, però se dovete lavorare e avere comunque più sicurezza sia per voi, per la vostra mano, che per il vostro avversario, questo sicuramente è nettamente meglio. Anche qui c'è l'inserto in gel che va a proteggere parte della mano e parte del polso e rimane un prodotto molto completo. Ovviamente ogni marca fa il suo modello e adesso ho preso i principali. Qui abbiamo un Pitbull, qui abbiamo un Leone e qui abbiamo un Venom. Quello che mi è piaciuto di più, devo dire la verità, è il Venom. Anche perché viene categorizzato in maniera corretta, viene chiamato Sparring Gloves. Perciò questo è il guanto da sparring, fatto proprio appositamente, ed è quello, secondo me, rifinito meglio. Non a caso Venom è più specializzata proprio negli sport da combattimento, in particolare nelle arti marziali miste, rispetto magari a Pitbull e al Leone, che invece tendono più a lavorare verso il pugilato. Invece, spostandoci sul guantino classico, che è quello da combattimento, anche qui abbiamo tante marche. Alcuni hanno delle funzionalità extra, per esempio gli innesti in gel interni ed esterni, come in questo caso, oltre alla protezione sulle nocche.
la sola protezione delle nocche, perciò un cuscinone, però ovviamente cambiano anche i prezzi, più il guantino ha delle rifiniture, delle particolarità e più costa. Ma l'altra cosa che dovete tenere in considerazione è anche il materiale con cui è costruito. Può essere in pelle, in similpelle, può essere completamente sintetico, perciò un vinile. Per esempio, un guanto che mi è piaciuto molto per come è fatto e che costa costicchia è l'Everlast. Io tra i vari che ho provato qui, l'Everlast è quello che mi risulta più rifinito. Ovviamente in pelle, ci mancherebbe che non fosse in pelle. E qui andiamo su prezzi veramente interessanti. Calza nettamente meglio, ha una fasciatura molto molto lunga, vedete? Questo secondo me tra i vari qui che ho provato insieme all'Adidas è quello migliore, cioè l'impressione che ho avuto. Everlast ha investito molto su questo, ha realizzato anche le misure al di là del numero di once, questi sono 7 once se non sbaglio, sì, 7 once, ed è un guanto che sfiora i 100 euro. Però ragazzi, questo se dovete poi andare a fare un combattimento è un ottimo investimento. Poi ovvio ragazzi, spaziate voi modelli, marca, adesso al di là dell'estetica, perché guardate, per esempio Leone fa sempre questa tipologia di colore, perciò l'opaco, nero, che fa sempre il suo effetto, però questo è un guanto veramente scarno, cioè se andiamo veramente a guardarlo è un guanto molto scarno, come Everlast fa una versione scarna, però in pelle, bella. Allora, io non è che voglio favorire uno piuttosto che un altro, però piuttosto che puntare sull'estetica, un materiale così così, meglio puntare sulla pelle e avere anche un guanto magari più scarno. Sting pure fa dei prodotti abbastanza interessanti, questo è abbastanza economico, però ha questa parte qui molto flessibile, perciò per chi vuole lavorare di più sul discorso prese, qual è il problema di un guanto molto protettivo, molto rigido? Che magari tu sei meno striker e più lottatore, ti piace più lavorare sulle prese, allora punterai su un guanto che ha una maggiore mobilità, un migliore grip, ok? Ti muovi molto più sciolto nel fare una presa, anche nell'usare le dita, aggrappare l'avversario, rispetto a guanti che rimangono molto più rigidi e più protettivi, perché banalmente questo è il guanto il più bello. Questo riesce a coniugare, per esempio questo rispetto al boxer, riesce a coniugare una buona mobilità e una buona protezione. Ovvio che non è paragonabile a questo Sting che rimane veramente morbidissimo, ma la protezione qui è nettamente minore. Provateli, la cosa che vi posso consigliare io qui, quello che sto facendo è provarli e vedere rapporto protezione, mobilità e anche costo, perché ragazzi il costo pure è fondamentale, non è che tutti andate a combattere, perciò vi comprate un guanto, ah tanto io combatto, che cazzo me ne frega. Comunque, così provandoli vi posso dire questo, di questi classici, chiamiamoli da MMA puro, perciò quelli, ho notato questo. Allora, Adidas è polivalente, nel senso fa dei guanti che hanno un buon rapporto protezione mobilità. Questo Sting qui che ho provato è l'estrema mobilità, ha tutta una parte veramente morbidissima che addirittura lo rende pratico, mobile. Leone invece, devo dire la verità, punta molto sull'estetica e le finiture, qui nella maggior parte dei guanti, sono abbastanza basse. Vedete, questo è un guanto che ha un'estetica particolare, rifinito, oro, disegni oro, finiture dei bordi in oro e tutto quanto, però una volta che lo calzi l'effetto è un po' non lo so, cioè sembra veramente aver messo una cosa così, mentre l'Everlast che ho provato in pelle era un altro pianeta, ovviamente due fasce di prezzo diverse. Vedete anche la parte del velcro, cioè qui parliamo di una parte che prendi, giri e arriva tutta la parte egizia, l'oro eccetera, no? Protezione c'è, qui l'innesto è minimale, l'innesto di protezione che sta qua è minimale, la protezione sopra è minimale, c'è una piccola asola di movimento per rendere la cosa, ma rimane veramente rigido, un po' scomodo. E questa cosa vale per tutti i Leone, infatti quello che vi dicevo, vi facevo notare, era guardate la lunghezza di questa striscia di chiusura dell'Everlast, quello che vi facevo vedere prima, al di là della morbidezza di come calza e tutto, cioè proprio anche la parte di chiusura, c'è tanto materiale in più e quello lo paghi di più. Quando il materiale è poco ed è, non è pelle, questo dura di meno, chiude meno, calza peggio. Molto mobile invece è questo Adidas qui che sto provando adesso. Buona, come dicevo prima, buona protezione, buona mobilità. Forse perde molto sulla chiusura qui, adesso non ci fate caso perché c'ho l'orologio e tutto, però e non è la mia misura, però questo nella misura giusta probabilmente è il buon rapporto qualità-prezzo. Valutate voi.
provateli, perché il guanto anche da MMA deve essere comodo per voi e deve essere funzionale per quello che andate a fare. Certo, se ci fate a cazzotti dentro casa con l'albero di Natale non vi cambia nulla. Se avete altre domande scrivetemi. Ciao. Allora, mo mi sono rotto, mo voglio battere di chirico. Sono andato da un maestro di questi che insegna le tecniche segrete e mi ha detto, vediamo se funziona, che se io te premo qua o te faccio qua tu cadi per terra. C'è un nuovo, dice che se fai così muori, vedo. Ah, oddio, la tecnica segreta mi ha fatto. Poi c'è un'altra tecnica segreta, mo lo pio. Ma vedi quando... Ma io riesco. Poi da qua, botti di non trai di seto. Scuola di batte. Siamo di